27 novembre 1998, siamo ad Urbino, più precisamente presso l'Università degli Studi Carlo Bo, una tra le più rinomate università italiane. Urbino, ridente cittadina studentesca, situata a 700 metri sul livello del mare. Nota come culla del Rinascimento, spicca per la presenza del Palazzo Ducale, la casa natia di Raffaello Sanzio, l'omonimo teatro che costeggia le mura del palazzo e le opere di Pier della Francesca. Questa città è stata teatro di un delitto rimasto ancora irrisolto, l'omicidio di Floride Cesaretti. L'università è una delle più antiche d'Europa, un enorme complesso fondato nel 1506. Nel 1965 venne rinnovato dal celebre architetto Giancarlo De Carlo. Copre circa 62.000 metri quadrati, ospita oltre 1.000 studenti ad ogni anno accademico. È composta da 5 strutture: Colle, Tridente, Vela, Serpentine, Aquilone, tutte connesse tra loro. Dal loro interno, infatti, gli studenti passano ogni giorno per accedere alle aule e assistere alle lezioni. La vittima, Floride Cesaretti, 47 anni, custode ai collegi di Urbino, viene descritta da coloro che la conoscevano come una donna gentile, sempre sorridente e di aspetto sempre curato. Non vi erano ombre nella sua vita, stando a quanto emerse dalle indagini. Sposata all'età di 20 anni, Floride aveva due figli, un maschio ed una femmina. Il 27 novembre del 1998, alle 6 del mattino, avrebbe dovuto darle il cambio il suo collega Riccardo, il quale notò da subito che qualcosa non andava. Una poltroncina era stata spostata a ridosso del bancone della reception, probabilmente per poter scavalcare lo stesso, e mancava la cassettina da dove Riccardo avrebbe dovuto prendere il suo tesserino. Di solito quella cassettina conteneva pochi spiccioli, utilizzati per le macchinette del caffè. Solo quella sera vi era anche la retta di un professore, per un totale di 200.000 lire. In quel furto fu individuato, in un primo momento, il movente. Stando alle notizie diffuse dai procuratori dell'epoca, Floride fu scoperta al piano di sotto, prona, con le braccia flesse in avanti, in direzione della ghiacciaia, la camicetta e il maglioncino sollevati in direzione del capo, scalza e in una pozza di sangue. Sulla scena del crimine sono state rinvenute diverse tracce ematiche, come quelle da proiezione, dovute probabilmente all'uso di un badile come arma occasionale, tracce da gocciolamento e da trascinamento. Fuori nel cortile, a ridosso della porta che dava sullo scantinato, venne rinvenuto un asciugamano intriso di sangue, con cui l'assassino avrebbe ripulito l'arma del delitto, che non venne mai ritrovata. In alcuni articoli giornalistici, piccola parentesi, pare fosse stata lasciata pulita all'esterno e conficcata nella neve, mentre in altri pare che non venne mai ritrovata. A circa 1 chilometro di distanza, vicino ad una strada in salita che attraversa un bosco, vennero ritrovati la borsa ed il beauty case della donna. In base alle ricostruzioni dell'epoca, pare che l'aggressione sia iniziata sugli ultimi gradini del sottoscala e proseguita nel centro della stanza, terminando di fronte alla ghiacciaia. Venne ipotizzata la presenza di più assassini sul luogo del delitto, in base al ritrovamento di una traccia, una suola di scarpa numero 38.
Una calzatura 38 fa pensare verosimilmente alla presenza di una donna. Gli inquirenti stabilirono che tra un colpo e l'altro, 22 stando all'autopsia, l'assassino abbia fatto delle pause. Altrimenti sarebbero state rinvenute tracce di proiezione diverse, vista la forza cinetica con cui i colpi sono stati inferti. Come asserì Claudio Coassin, procuratore di Urbino, in una delle tante interviste dell'epoca. Secondo gli inquirenti, chi l'ha uccisa doveva possedere un odio, una carica di violenza inaudita verso quella donna. Qualcuno avrebbe preso il badile che era appoggiato al muro e l'avrebbe colpita con violenza sulla testa e sul volto, fino ad ucciderla. Avrebbe poi ripulito le tracce di sangue e le impronte con un asciugamano, reperito presso un bagno attiguo al luogo del delitto, noto a pochi, in modo che nessuno potesse accorgersi di quello che era successo fino alla mattina successiva. La porta che la donna doveva vigilare non è stata forzata, ma altre erano meno controllate, dalle quali sarebbe potuta entrare anche una persona dall'esterno. L'ipotesi più semplice, cioè quella di una rapina finita in tragedia, sembra assurda per lo scarso valore del bottino. La cassetta conteneva 200.000 lire, come abbiamo detto precedentemente, e nella borsa della donna non poteva esserci molto di più. Insomma, potrebbe anche trattarsi di una messa in scena. L'assassino doveva conoscere bene il college, che ha 88 stanze e ospita circa 150 persone fra studenti e docenti. Sapeva come muoversi senza farsi notare. Infatti nessuno si è accorto di nulla, né gli universitari che hanno stazionato nella hall fino a tarda notte, né una pattuglia dei carabinieri che tra le 4 e le 6 pare stesse vigilando su tutta l'area del campus universitario, chiamata da qualcuno disturbato per schiamazzi notturni. Nessuno ha sentito rumori sospetti. Ora veniamo agli indagati. Furono ascoltati tantissimi studenti e professori, messe sotto intercettazioni le cabine telefoniche nei pressi del college, eseguiti centinaia e centinaia di test del DNA, ma senza alcun risultato. Tra i vari insospettati spiccava la figura del collega e amico della Floride, Mauro Rumori. L'uomo morì durante il funerale di Floride per un infarto, probabilmente a causa di una emotività che, secondo gli inquirenti, andava approfondita. Anche lui, la notte dell'omicidio, era di servizio nella guardiola del Tridente. Fu il secondo a vedere il corpo di Floride la mattina seguente, dopo la scoperta da parte del collega che doveva darle il cambio. Non si era più ripreso, era sconvolto, ha detto chi lo conosceva. La spiegazione convince l'investigatore all'inizio. Però a settimane di distanza si apre un nuovo fascicolo col nome Rumori. Il giudice dispone di riesumare il corpo perché si vuole confrontare il DNA dell'uomo con quello rilevato sulle tracce di sangue lasciate dall'assassino sul luogo del delitto. I risultati di quegli esami non sono mai stati resi noti. Atti coperti da segreto, ha spiegato il magistrato. Nel frattempo fu disegnato un identikit di un ragazzo visto parlare con Floride verso le 3 di quella notte. L'uomo ricercato
Era di altezza media, di circa 26 anni, con capelli neri e pizzetto. Fu visto dietro la vetrata dell'ingresso principale da tre ragazzi rientrati al colle dopo una passeggiata in piazza. Non l'avevano mai visto prima. Nel dicembre del 2007 i magistrati interrogarono a Bari un uomo che all'epoca dell'omicidio frequentava il collegio universitario di Urbino, molto somigliante al ragazzo dell'identikit. La fidanzata dell'uomo raccontò di averlo visto rientrare sporco di sangue. Il ragazzo raccontò agli inquirenti che quella notte aveva avuto una colluttazione con delle persone. Venne scagionato grazie all'analisi del DNA. La procura aveva deciso di non lasciar perdere. Qualche anno dopo, il procuratore capo di Urbino, Alessandro Cannavale, rimise mano alle carte, confidando nell'avanzamento della ricerca e nelle nuove tecniche di indagine scientifica. Il DNA trovato nei capelli rinvenuti sotto le unghie di Floride e un altro elemento trovato sulla gamba di Floride, probabilmente un'impronta, condusse gli inquirenti persino in Argentina. Le caratteristiche somatiche e molecolari riscontrate in una comunità specifica dell'Argentina hanno lo stesso DNA mutato geneticamente dell'omicida di Floride. Finalmente una svolta nel caso. La polizia tornò negli archivi dell'Università di Urbino per vedere se nel 1998 vi fossero stati studenti argentini. Furono tutti trovati in Italia, convocati e sottoposti al test del DNA. La procura di Urbino ha estrapolato tre DNA. Il primo è un'impronta dell'assassino col sangue di Floride, riscontrata all'interno di un montacarichi. Un altro DNA è stato isolato da alcuni capelli trovati sotto le unghie della vittima. Il terzo è un elemento esterno, forse l'impronta di una mano, trovata su una gamba di Floride, tra la caviglia e il ginocchio. Purtroppo l'entusiasmo per questa scoperta fu destinato a spegnersi nel momento in cui lo stesso test del DNA scagionò tutti gli studenti argentini. Nell'agosto del 2012 la procura di Urbino apprende che un 38enne di Gela, Fabio Greco, laureato ad Urbino in Scienze della Comunicazione, aveva ucciso la madre adottiva con una statuetta sacra, infierendo sul volto della donna con svariati colpi. Un omicidio molto simile a quello di Floride, secondo gli inquirenti. Anche lui sottoposto al test del DNA nel carcere di Caltanissetta, venne escluso dalla lista dei sospettati. In un'intervista del gennaio del 2012, il dottor Wilberto Stocchi del Centro Biochimica Università di Urbino dichiarò: «Il metodo che abbiamo sviluppato permette un'amplificazione del DNA a partire da quantità minime, anche quando ci si trova in condizioni non ottimali. La metodologia sviluppata permette un'amplificazione ampia a 360 gradi in ambito diagnostico, in ambito di ricerca e quindi di avanzamento nella conoscenza». Eugenio Dorio, biologo forense, direttore generale della Bioforensic Research Center, chiarifica: «Nel caso di specie, da quanto appreso, sembra che del DNA appartenente a persona non ancora identificata sia stato rinvenuto sul cadavere della vittima.
Ad oggi sono a disposizione nuove tecnologie per la ricerca e l'identificazione di un soggetto ignoto che ha rilasciato tracce biologiche di sé in un luogo di interesse investigativo. Tali tecniche sono dette genealogia forense. Il principio di questa innovativa metodica consiste nel produrre un esame ad ampio spettro dell'albero genealogico del profilo del soggetto ignoto. Se nella fase di screening, indagine, si incontra un parente fino al terzo grado del soggetto ignoto ricercato, l'identificazione sarà possibile anche grazie al supporto di software bioinformatici opportunamente sviluppati e validati. Chi ha ucciso Floride doveva conoscere molto bene quel collegio, un labirinto di scale, androni, ingressi secondari, corridoi e stanze. Doveva sapere, per esempio, che la porta di quell'ala dell'edificio non era sempre chiusa a chiave. Doveva anche sapere come fuggire, dove era il bagno in cui è stato preso l'asciugamano, poi ritrovato sporco di sangue nella neve. Insomma, qualcuno che aveva o che aveva avuto a che fare con il colle. La custode ha lottato con chi l'ha aggredita, una lotta furibonda, probabilmente sulle scale che portano al piano sotto la guardiola. Nella colluttazione, Floride ha perduto alcuni bottoni della camicetta ed ha strappato una ciocca di capelli all'assassino, come abbiamo visto precedentemente. C'era una donna al colle quella notte, si cerca il suo sangue. La prova che potrebbe incastrarla. Nessuno tra gli inquirenti lo ha mai confermato, ma dal modo in cui le indagini sono state condotte, questa è la deduzione più logica. Sul luogo del delitto, l'assassina avrebbe lasciato una traccia e da questa si sarebbe risaliti a frammenti del suo DNA. Solo così si spiegano le centinaia di contatti presi dagli investigatori anche con studentesse e dipendenti donne dei collegi universitari. Se a tante donne è stato chiesto il test, vuol dire che sul luogo del delitto sono rimaste le tracce di una presenza femminile. Il consenso per l'esame genetico, tuttavia, è stato chiesto anche agli uomini. E d'altra parte, nei bagnetti del sotterraneo, utilizzati da chi ha ucciso per andare a lavarsi, si sarebbero scoperte tracce di sangue appartenenti a più persone. Questo vuol dire una sola cosa: ad uccidere Floride furono almeno in due, un uomo ed una donna. Allora, abbiamo detto che la portineria era situata al primo piano, all'interno della hall, e il sotterraneo, con le cucine, due bagnetti e una porta di servizio, collegato al vano principale da una scaletta accessibile dal retro della guardiola, dove ci sono gli appendiabiti ed una brandina utilizzata dai portieri durante il turno di notte. L'assassino o gli assassini si sono mossi tra questi spazi, lasciando tracce visibili a chiunque. La mattina dopo il delitto c'era ancora la poltrona della hall appoggiata al muretto esterno del bancone, come abbiamo visto precedentemente. L'aggressore, passando dall'ingresso principale, che quella notte era rimasto aperto, sarebbe entrato così all'interno della guardiola, mentre Floride, come probabile, si era appena appisolata sul retro. Il cassetto che conteneva i soldi rubati viene richiuso, come per ritardare la scoperta del delitto. Floride viene colpita al piano di sotto, quasi di fronte alle scalette interne. Il badile che è servito ad ucciderla forse era lì, appoggiato al muro, perché proprio la sera prima c'era stata ad Urbino un'abbondante nevicata.
I testimoni però ricordano che l'arnese si trovava nella guardiola l'ultima volta che la portinaia fu vista viva. Niente esclude che sia stata Floride prima di dormire a riporre il badile di sotto, o forse fu proprio lei ad afferrarlo per prima, per spaventare o per difendersi. La dinamica non è chiara. Floride scese le scale per tentare la fuga oppure scoprì l'aggressore mentre lui era già nel sotterraneo, a commettere quello che nessuno avrebbe mai dovuto sapere? La Cesaretti fu trovata scalza con la camicia sbottonata. Secondo l'autopsia, però, non si trattò di una violenza a sfondo sessuale. Certo è che la donna fosse già ferita. Lottò per difendersi contro il suo aggressore. Floride morì scalza perché probabilmente si trovava a letto qualche istante prima che l'omicida la colpisse. Non fu neppure uno scatto di follia. I colpi sono stati precisi, con la lucida determinazione di uccidere, disse il sostituto procuratore Gatti. Il badile, d'altra parte, era lì per caso. Quindi nessuno quella notte entrò in collegio armato, premeditando l'omicidio della custode. Nessun amore proibito sembra dietro la morte di Floride Cesaretti. I parenti e gli amici che conoscevano Floride come una donna fedele ai valori tradizionali della famiglia. Gli inquirenti non hanno trovato indizi che facessero ipotizzare a forti dissidi tra la Cesaretti ed il marito, Florindo Denti. A 10 giorni dall'omicidio filtra la notizia che gli inquirenti stanno effettuando controlli su patrimoni e conti correnti intestati a persone sospettate. Floride Cesaretti potrebbe essere stata vittima di un giro di usura. E in questi ultimi casi vedo che gli argomenti sull'usura sono abbastanza diffusi. Quindi si indaga sui parenti della donna, in particolare il marito, perché sono tanti in paese a parlare di un suo coinvolgimento in un giro di usura. I risultati delle indagini, peraltro, non danno conferme, nemmeno quando l'argomento usura torna alla ribalta nelle cronache locali. Il 4 aprile del 2000 viene ucciso con un colpo di fucile Gaetano Vitali, un imprenditore immobiliare più volte accusato di strozzinaggio e sempre assolto. L'associazione tra i due omicidi è pensiero ricorrente in tanti urbinati. Alla procura, almeno ufficialmente, non arriva nessuna segnalazione che dia una svolta alle indagini. Alla luce di un nuovo indizio, quella notte nel collegio chi sapeva avrebbe potuto rubare una cifra ben maggiore delle 200.000 lire contenute nella cassettina. In quell'ala del collegio, infatti, c'era una cassaforte con circa 13 milioni nascosta dietro ad un quadro dell'ufficio della direzione, e direi che questo è un ottimo movente. Quella stanza è lungo un corridoio collegato da una porta proprio agli ambienti del piano terra dove fu trovato il corpo di Floride. Una via d'accesso anomala, tuttavia, perché a quel corridoio si può arrivare dalla hall percorrendo una rampa di scale interna. L'assassino invece scavalcò il bancone e arrivò nel sotterraneo attraverso la guardiola. Con quale logica avrebbe preferito un percorso così tortuoso per arrivare alla cassaforte? Non si sa, però magari c'erano dei motivi. Soprattutto perché nessuno rubò quei milioni né visibilmente tentò di farlo dal momento che la porta della direzione fu trovata intatta? Qui probabilmente magari è stato colto sul fatto e quindi gli è stata impedita quest'azione. D'altra parte,
con il movente della cassaforte si potrebbero spiegare la presenza dell'assassino nel sotterraneo. Forse contava di uscire dal piano terra con il bottino per non dare nell'occhio, ma Floride lo ha sorpreso mentre tentava il colpo. Forse lo sconosciuto è stato riconosciuto. Sembra un gioco di parole. Infatti pochissimi in collegio potevano sapere di quei milioni nascosti dietro il quadro. Le stesse persone probabilmente che avrebbero potuto, in modo lecito o illecito, entrare in possesso delle chiavi per introdursi nell'ufficio della direzione. Insomma, un ennesimo caso rimasto irrisolto. Un assassino cammina tra di noi in un silenzio che uccide. Salve a tutti e grazie per l'ascolto.